benvenuti. Quest'oggi vi parlo dalla Francia, siamo a Barcellonnette perché abbiamo vissuto così un piccolo viaggio. Siamo partiti dalla sede di Suzuki Italia di Torino per raggiungere questo moto festival francese molto seguito da tutti i francesi appassionati di moto, perché più che altro abbiamo avuto così il piacere e la fortuna di celebrare un evento un po' particolare. Ci siamo mossi a bordo della V-Strom 1050, un modello che quest'anno compie ben 20 anni di vita e che preannuncia una grossa novità. La V-Strom 1000 con ruota anteriore da 21, quindi in questo contesto, in questa occasione, possiamo conoscerla un pochino meglio in attesa poi della presentazione ufficiale. Eccola qua, la DE Dual Explorer. Allora, ciclistica completamente rinnovata, forcella dall'escursione maggiorata, siamo a una escursione di 170 mm davanti, mentre dietro si arriva fino a 168, naturalmente ruote a raggi. L'anteriore, tra l'altro, possiede la camera d'aria, mentre il posteriore è un tubeless. E anche il forcellone dietro è più lungo, anche il canotto di sterzo è stato aumentato l'angolo, è un manubrio più largo, ci sono pedane maggiorate e poi anche il cruscottino, ve lo faccio vedere, è un TFT a colori da 5 pollici, molto bello, molto ben leggibile, non è affatto male. Ci sono paramotore di serie e anche sotto la protezione per il motore sarà di serie, e l'altezza dal suolo è maggiore rispetto alla V-Strom tradizionale. Particolarità, il fatto che hanno accorciato il rapporto finale, cioè una corona con forse uno o due denti in più, ma eccola qua, ve la faccio vedere. Però al di là di questo hanno anche corretto i rapporti all'interno del cambio, la prima e la sesta sono più lunghe. E poi l'elettronica rinnovata grazie alla possibilità di togliere l'ABS della ruota posteriore e all'aggiunta della modalità di guida denominata Gravel. Questa è una modalità che libera di fatto la possibilità di slittamento della ruota posteriore per consentire quindi maggiore divertimento durante la guida in fuoristrada. Enrico Bessolo, direttore commerciale di Suzuki Italia. Allora, abbiamo avuto questa sorpresa, era già stata annunciata per la verità, però comunque insomma è un piacere vedere finalmente questa moto. Dici qualcosa, quando sarà disponibile? Allora, è previsto l'arrivo all'inizio dell'anno, quindi fine gennaio, inizio febbraio, sarà nelle concessionarie, si potrà provare ed acquistare. E invece la presentazione stampa, che insomma aspettiamo con un certo interesse, quando sarà? La presentazione stampa, innanzitutto verrà presentata a dei... Certo, è lì il grande pubblico. La potrà vedere, quello sarà diciamo il contatto vero e proprio. E quindi quello e poi dopo, subito dopo la presentazione stampa, avremo la possibilità di questa grande fortuna. Ma dicevo, dal punto di vista del mercato, allora il fatto di avere aumentato la gamma con un modello così specifico, sospensioni allungate, ruota da 21 eccetera, voi avevate già diciamo una bella storia dal punto di vista della V-Strom anche con l'Academy eccetera, e questo forse che ha generato il desiderio di spingersi un pochino più là. Qual è stato il motore che vi ha così portato verso la realizzazione di questa moto? Beh, come sempre ovviamente è il mercato, no? che la fa da padrone, quindi sono le esigenze e le richieste dei nostri clienti. Oggi c'è una grande diciamo richiesta, ritorno se vogliamo all'enduro, alla ruota da 21, che fa parte comunque del DNA di Suzuki, l'ho sempre fatto parte, e questa moto di fatto porta appunto con l'adozione della ruota da 21, estremizza la capacità se vogliamo, no, di off-road che già la V-Strom con le ruote a raggi, quella cosiddetta XT, già aveva. Quindi è una moto che comunque affronta bene lo sterrato, ma chiaramente con la ruota da 21, una ciclistica ancora più spinta dal punto di vista fuoristradistico, va a soddisfare tutti quei clienti che hanno quel voglia di avventura, di spingersi un po' oltre, di scoprire un po' di più. Giusto, e allora domandona, secondo te più o meno che numeri potrebbe realizzare questo modello? Tantissimi, ci auguriamo. No, beh, guarda, scaramanticamente non faccio previsioni, ovviamente noi le abbiamo fatte,
ma comunque noi pensiamo che con la ruota da 21 probabilmente farà la parte del leone, perché oggi il mercato richiede. Sì, sì, assolutamente. Questo. Quindi pensiamo che sarà le vendite saranno in maniera preponderante sulla ruota da 21. Beh, insomma, siamo curiosi di provarla e poi di vedere anche la risposta del pubblico. La moto sicuramente è molto interessante, è bello scoprire poi che c'è stato dopo 20 anni di storia che arriva comunque questo impulso tecnico. Cade nell'anniversario, nel 20° anniversario, questa quarta generazione e, insomma, aspettata e desiderata dagli appassionati di Suzuki, finalmente arrivata. Bene, grazie Enrico, in bocca al lupo e a presto probabilmente ICMA, quindi mi raccomando seguite il canale, ci saranno sicuramente altri approfondimenti.